La speranza è che presto possano riunirsi attorno al tavolo delle trattative, ponendo fine ad una guerra che sta spargendo morti e disperazione. Per il momento si sono seduti a tavola per gustare alcuni dei prodotti tipici del territorio. Israele e Palestina insieme nel segno della buona cucina, grazie all'iniziativa organizzata dall'Accademia Pugliese Ricerca e Qualità, su impulso dell'assessorato alle radici del comune di Andria. Una cena per la pace che ha visto come protagonisti sei chef israeliani e palestinesi, fianco a fianco ai fornelli, per preparare alcuni dei piatti della tradizione dei due paesi. Un momento di convivialità ospitato ieri sera dalle vigne al castello alle pendici del maniero federiciano, che ha fatto da sfondo all'intera manifestazione, organizzata nel nome di Federico II di Svevia, sostenitore della convivenza tra popoli, culture e religioni diverse. Ci rifacciamo un po' a quello che già aveva fatto Federico II durante la sua crociata, che appunto ha unito i due popoli senza spargimento di sangue, ma unendole a tavole, come si direbbe oggi, a tarallucci e vino, hanno risolto la situazione. L'unica crociata che non ha fatto vittime. Abbiamo scelto proprio questo tema, il tema della pace, che non poteva che essere suggellato dalla figura di Federico II. È stata un'esperienza meravigliosa, lo è ancora tuttora, dove vediamo degli chef israeliani e palestinesi insieme a degli chef stellati italiani cimentarsi a tavola. Ma l'obiettivo strategico politico era quello di lanciare un grido di fermate la guerra, perché la pace è possibile solo attraverso la mediazione, attraverso la diplomazia, non certo attraverso le guerre. Un messaggio veicolato attraverso la cucina, perché è proprio davanti ai fornelli che ingredienti e sapori differenti si mescolano, dando vita a piatti che esaltano il gusto dell'insieme, mettendo da parte le diversità. Un compito affidato alla delegazione di chef, capeggiata da Sarkis Yakubian, fondatore dell'associazione Taste of Peace Jerusalem, alla quale è stato devoluto il ricavato di questa iniziativa. Nella cucina non abbiamo una differenza di religione, di razza. Nella cucina si lavora in armonia e intorno ad una tavola, quando ci si siede intorno ad una tavola, il cibo unisce tutti quanti e quindi non si parla e si discute di religione, ma anzi il cibo, il buon cibo aiuta anche a creare questa armonia, e questa è la filosofia della mia associazione, di questa associazione creata quasi 20 anni fa. Per cui questo è il mio credo, questo in cui io credo, e quindi questo è il concetto che io porto avanti in giro per il mondo.